Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post dedicato ancora al concetto di potere. Oggi voglio parlare in particolare dell'organizzazione del potere e del capo, colui che ha il potere. Dunque, per quanto riguarda l'organizzazione del potere, vediamo che il capo, che è colui che detiene il potere, che dovrebbe stare più in alto nella scala gerarchica, da solo non può fare niente. E quindi che cosa fa? Delega delle responsabilità di potere ad altre persone, perché queste persone possono insieme a lui organizzare e gestire il potere e quindi si costituiscono i cosiddetti ruoli. Quindi c'è un capo che è il rappresentante della delega assoluta di tutti i sottoposti e ci sono dei ruoli che vengono assegnati dal capo e che vengono dal capo stesso delegati affinché si possa esplicare questo governo del potere. Che cosa si vede in questa struttura? Si vede un capo che è il rappresentante delle deleghe di coloro che gestiscono il potere e anche delle deleghe conferite da chi lo legittima. Quindi ci troviamo in mezzo una figura rappresentativa molto molto importante a cui tutti quanti faranno riferimento. Ma vediamo nel dettaglio in che modo si può far riferimento al potere. Nel momento in cui il capo delega a sua volta le responsabilità ad altri, ognuno di loro avrà una fetta del potere. Noi sappiamo che all'interno di una scala gerarchica, coloro che si trovano in basso, nella parte più bassa, che si trovano a subire il potere, nel momento in cui acquisiscono dei ruoli di potere, o comunque si spostano leggermente dal basso e si collocano in una posizione che loro ritengono, percepiscono superiore, perché è stato dato loro un ruolo, un incarico, vedranno i sottoposti come nell'abisso, archetipicamente giù rispetto a loro, mentre su si trova il potere. Giù si trova la non volontà e su si dovrebbe trovare appunto la volontà. Quindi la non volontà dovrebbe delegare a qualcun altro la volontà di agire. In alto c'è il capo, in basso c'è colui che non esercita la volontà. Però questo alto e basso è anche relativo al sistema gerarchico, perché abbiamo detto che il capo delega le funzioni totali del suo potere in microfette di potere ad altre persone. Quindi noi troveremo nella scala gerarchica sempre un alto e un basso. Chi non vuole avere responsabilità si affiderà ciecamente a colui a cui ha delegato le responsabilità. Quando si vedrà vessare, proverà un sentimento di oppressione, ma non si ribellerà perché la sua volontà iniziale è stata quella appunto di delegare ad un altro. Che cosa succede? Che a un certo punto chi ha potere allargherà la sua forma all'interno della società, acquisterà un'importanza e una rilevanza maggiore rispetto a un sottoposto, quindi avrà il merito maggiore rispetto al sottoposto, perché avrà appunto più responsabilità, perché il sottoposto gli ha dato questa capacità. Il sottoposto a un certo punto proverà anche un senso di invidia, perché non potendo avere egli stesso quella facoltà, perché non la vuole, la dà ad un altro, quando la vede riflessa nello specchio di un altro, ne prova invidia. Comincia a vedere che c'è una parte di sé che si è staccata da sé, che è la propria volontà, nei confronti di un altro che sta esercitando il potere. E quindi scatta il meccanismo del diverso, il meccanismo dell'invidia. A questo punto l'uomo di potere se ne serve di questo meccanismo per creare ulteriore divisione. Cioè, l'uomo di potere che cosa fa? Prende questo sentimento di invidia e lo rovescia contro il sottoposto, ossia fa da specchio al suo sottoposto e gli dice: tu mi hai detto di fare questo, quindi che cosa, per quale motivo dovresti invidiarmi? Quindi il sentimento di invidia è un sentimento che diventa fine a se stesso, perché non può essere in nessun modo compreso, perché se viene compreso si rompe il meccanismo. Tu mi hai dato potere,
Io vivo perché tu vuoi che viva. Questa è una situazione che crea un doppio legame che è perfetto, è un sistema formale perfetto. Tutto questo sistema crea una metastruttura. Ma vediamo che cosa succede a livello del capo, che è colui che è il rappresentante di tutto questo schema, cioè di quelli che sono divisi e di quelli che sono sottoposti, di quelli che sono divisi nella divisione del potere e di quelli che sono i sottoposti. Nel salire, nel tendere a salire, perché il potere tende a salire, colui che acquisisce una responsabilità si sente più in alto e tenderà a salire in una scala ambiziosa, formale, tenderà ad arrivare alla posizione del capo. Il capo archetipicamente è rappresentato nella metastruttura, rappresentato dalla nostra mente, con un trono, ossia una sedia. Il capo, che rappresenta la metastruttura, il leader, è seduto. La sedia non rappresenta l'azione, l'uomo seduto non rappresenta l'azione. E allora che cosa rappresenta il capo? Il capo rappresenta l'inazione di tutti, il trono rappresenta l'inazione, ossia il non essere. Infatti questa metastruttura gerarchica di gente che vuole lavorare di più, che vuole lavorare di meno, che si autoannulla in questo processo, in questa lotta continua di competizione e non di collaborazione o di cooperazione, ma di competizione affinché si salga, perché archetipicamente l'ascesa è considerata un qualcosa di positivo, mentre la discesa è considerata qualcosa di negativo, archetipicamente, perché noi abbiamo la divisione in testa, quindi questa struttura formale rappresenta la divisione che noi abbiamo nella testa. Quando noi vogliamo essere uomini di potere, vogliamo vivere una realtà in cui il potere sia una caratteristica della nostra vita, noi non viviamo, noi non siamo. Ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!